Vai. Qui abbiamo, cari amici, una serie di giornali, soprattutto quelli che passano per essere i più, come dire, democraticizzati, a parte i vari scrittori che vi scrivono sopra, tutto sono fuorché liberi di pensare e di volere. Poi qui abbiamo Corriere della Sera, aspetta, un altro Corriere della Sera, di liberi pensatori, La Repubblica, non c'è scritto niente della nostra compagine elettorale, in nome ovviamente del pluralismo che queste persone hanno sempre vantato. Allora, però, a proposito di libero pensatore, voglio far vedere una cosa sulla mia carta d'identità. Fallo vedere, che come si sappia. Attività c'è scritto libero pensatore. Non so se riesce a vedere, aspetta che provo a vedere di qua. Vediamo un po'. Ecco, sì, libero pensatore. Iscritto in tempi non sospetti. Sì, questa c'ha già... è del 2012, cioè c'è 9 anni questa carta d'identità. 9 anni fa, appunto, affermavo che ero un libero pensatore. Esatto. Ho dovuto fare una lotta non indifferente per farmela provare, perché esatto, non risultava fra le categorie di lavoratori o professionalità, e quindi ho dovuto, diciamo, sostenere la mia tesi di fronte al prefetto, addirittura. E che bravo questo prefetto! era una viceprefetta, per esattezza. Meno male. Sì, sì. E quelle sono peggio degli altri, teniamoci bene. Io ne ho condannato un bel po', cioè denunciato un bel po' di viceprefette. Quindi... queste viceprefette che sono molto ligi alle... come si chiamano? Ai condizionamenti. Quelle che si mettono ai cavalli. Ai paraocchi. Ai paraocchi dei cavalli. Ai condizionamenti dei paraocchi. Sì, e poi li pagano in maniera piuttosto... sostenuta. Gli danno circa... 100, no, ma parlo di paraocchi. 120.000 euro l'anno. Più o meno, parlo dei paraocchi, sì. I paraocchi che loro, ovviamente, essendo ricchi, i loro emolumenti sono circa 110.000 euro l'anno, che siccome sono ricchi si possono comprare queste viceprefette. Sì. Allora, esaminiamo. Vabbè, questi poi me li vedo io anche con calma a casa. Va bene, quello che vuoi, tanto facciamo... è inutile che esamini, c'è poco da esaminare. No, facciamo una relazione. Noi abbiamo avuto abbiamo dato un'occhiatina a questi ultimi numeri, voi li avete visti, e ovviamente il silenzio è glaciale. È d'oro! Per loro sì. È d'oro per loro. Per loro sì, il silenzio è glaciale. Allora, cari amici, io vorrei leggere un paio di articoletti relativamente a questo sistema di libero mercato, dove si vendono libere mercimonio. Sì, libere medicine. E quindi c'è un bel articolo di Francesco Borgonovo che... No, scusami, prima che mi dimentico, mi è venuto un flash. Poco fa un'amica che mi aveva chiamato mi ha raccontato, mi ha illustrato il fatto recentissimo di ieri, che il dottor Scoglio si è fatto un suo partito. Mi pare giusto. Lui ha voluto dire che lo chiamava movimento, ma che bisogno c'era? Ma sai, l'ha registrato all'ufficio delle entrate, non è ha fatto un gruppo su Facebook. Hai capito? Cioè, che bisogno c'era? È come Gesù che cammina sugli scogli. No, bisognerebbe poi pensare anche a quello che succederà sabato, a quell'incontro che c'è a Piazza San Giovanni, se mi ricordo bene, in cui c'è Vox Italia, c'è Affari, come si chiama, Italia, l'altra, Arriba Italia, una cosa del Arriba genere. Arriba dei valori. Sì, adesso non mi ricordo più, c'è una cogliazza di queste sigle di pseudo rivoluzionari, perché ricordiamoci sempre che a noi non ci si caga nessuno e qualcuno... Italia dei disvalori. E qualcuno dovrebbe spiegarmi come mai noi siamo sulla breccia da una vita, praticamente. Ma ci fa piacere! È una breccia! Improvvisamente prendono come leader carismatici
gente che non sapeva niente, un cazzo di niente fino all'altro ieri. Esattamente. E beh, non aveva proprio la minima percezione di quello che stava accadendo e non ce l'ha tuttora, perché si fermano alla superficie del problema, e cioè al vaccino e al pass. Fine lì, fine dei giochi. E tutto il resto, è tutto quello che è stato deprivato, è stato derubato e depredato ai cittadini italiani negli altri 50 anni precedenti, lo lasciamo andare in cavalleria così? Loro non lo sanno, poverini, e sono giustificati. L'ignoranza... Ma io li attacco tutte le volte che faccio un video. L'ignoranza paga. No, no, ma il bello è che chiamano proprio questi parvenuti dell'ultimo minuto e anche nelle trasmissioni ormai ufficiali, no? Come... E non devono dire niente queste persone. Con del debbio, no? Con a me se mi capita del debbio lo stritolo. No. No. No, tu a del debbio lo stritoli senza dubbio. Cioè, io mi domando, ma è chiaro che vogliono inserire e far apparire quella gente lì improvvida che si improvvisa appunto così all'ultimo momento, come sempre, e la utilizzano come carne da macello, perché quelli vanno al macello andando a parlare con uno come del debbio se non hanno un minimo di preparazione. È chiaro che se non c'è un retroterra culturale derivante da pregresse lotte, da pregressi interessi, da pregressi lavori e professioni, da pregressi approfondimenti certo, quello che ho sostenuto anche ieri, non vai da nessuna parte, sei alla mercé del primo che arriva. Certamente. Come del debbio, e quindi cominciamo a mettere i puntini sulle i, cominciamo diciamo, a puntualizzare proprio nel vero senso della parola, punto per punto, questo magma, ma è già successo. Multimediale che non, sì, ha nessuna forma. Sì, ma è già successo. È già successo. Ma certo, dappertutto, in tutte le situazioni topiche dei trapassi epocali, eccolo lì. C'è sempre stato il mercimonio, perché, c'è sempre la collusione e la mistificazione. Sai perché da questo punto di vista i tradimenti, eccetera. Gli Stati Uniti d'America si salvano, perché nel casino, nelle porcate che fanno, nella loro volontà imperialista, eccetera, c'è un riferimento fondamentale, perché chi ha fondato i vari stati degli Stati Uniti d'America sono stati i ribelli religiosi. Certo. E questa tradizione, soprattutto nella parte occidentale, nella parte quella dei pellegrini, ecco. Beh, chiaro, la parte legata a tanti fattori, quella più anglosassone delle altre, certo, indubbiamente, ma questo, quella del primo arrivo, sì, dei primi c'è una arrivi. Matrice rivoluzionaria, però, che se vai a scavare è importantissima, perché questi si ribellavano contro la religione. Certo, ma contemporaneamente alla ribellione religiosa entrava in gioco anche la finanza internazionale. È un altro discorso. Nello stesso istante, sì, però... perché nella stessa nave arrivavano i padri pellegrini, e nella stessa nave arrivavano i banchieri, sì, gli usurai. Indubbiamente, fuori discussione. Però i padri pellegrini non c'erano. Invece noi qui oggi abbiamo una tradizione. Abbiamo i pilgrims, comunque. Qua ce ne quanti ne vogliamo a Roma, di pellegrini che non sanno che cosa vanno a fare, sotto quali ali vanno a mettere. Capito? Allora, volevo dire che qui noi abbiamo avuto, mentre loro hanno quel tipo di tradizione, noi abbiamo avuto la tradizione... Vedi che bella cosa. Eh sì, notevole. Quando vediamo quelle femmine, noi siamo ancora maschi, capito? L'occhio ci scappa. Allora, ci scappa l'occhio. Allora, a questi signori che vogliono il piattume sessuale, noi gli diamo fastidio anche da questo punto di vista, capito? Certo. Vedi, ci sono cani che sì, qui al parco... È l'ora in cui i cani vanno a pisciare, se non a cagare. E noi non li mandiamo a cagare, mentre mandiamo a cagare i signori che stanno al governo. Questa è la differenza. Perché i cani sono rispettabili, i signori del governo fanno schifo. Ieri, dopo forse 15 anni, ho visto di nuovo un telegiornale in cui c'era quel poveraccio, che mi fa pure pena, di Biden, che stava lì all'ONU e diceva una marea di cazzate. Gli hanno arrestato il figlio. Lo so.
di una marea di cazzate. Noi abbiamo il nostro discorso privilegiato con l'Europa, è prioritario su tutto il resto, non c'è contesa e contestazione, competizione con la Cina, e poi gli afghani adesso li aiuteremo, e poi perché le donne afghane devono avere la libertà di espressione, una marea di cazzate. Avessi detto una cosa vera. Non a caso Biden è un cattolico, e allora io non è che sia contro la cattolicità, anzi sarei favorevole se mantenesse quei valori che decidono, dicono che sono i loro esclusivi, e invece esattamente il contrario. Certo. E allora qual è la differenza tra Biden e un Trump, ad esempio? Perché Trump rappresenta ancora quello spirito ribelle, gli anglofoni, quelli esattamente veri. E invece Biden è appiattito sulle politiche. Immagini se Biden cattolico non è appiattito sulle politiche del Vaticano di oggi. Allucinante, certo. E infatti gli hanno arrestato la figlia. Io mi apro la volta prossima lo prendano a lui, lo arrestino. Sarebbe ora, no? Allora, dicevo che c'è questa realtà di fatto, e io mi riallaccio, l'abbiamo detto tante volte, a una delle poche frasi realmente significative di Indro Montanelli. Il quale Indro Montanelli disse che l'Italia non ha avuto la riforma. È vero. Al posto ha avuto due controriforme. Esatto. Ma anche di più. Alla fine del 500 e inizio del 600. Ma questa non è la controriforma, quella che stanno facendo oggi. Certo. I cattolici al governo. Cioè i cattolici nelle due formulazioni, perché tanto PD tanto quanto Grilli sono cattolici. Sì, ma gesuiti e dell'Università del Sacro Cuore. Esattamente. Quindi anche conflittuali tra di loro. Sì, ma all'interno delle loro sette. E su queste cose dobbiamo essere chiari. Ripetiamo, uno dei capi del governo che si sono succeduti adesso è una creatura di Villa Nazareth. Via della Pineta Sacchetti 265, che noi chiamiamo appunto il Nazareno, detto anche Nazireno. Da ricordare che a Via della Pineta Sacchetti c'è anche la sede dei servizi segreti italiani, molto lì, sono tutti lì. Tutti lì, a un chilometro, neanche un chilometro, 800 metri l'uno dall'altro, tra lì e Via di Bocea, dove ci fucilavano, certo, chi i traditori, chi i partigiani, chi i fascisti. Chi era che dava il colpo di grazia a quell'epoca, nel 1946-45? Un colpo di grazia? Io non lo te lo sapete. Scalfaro, quello che poi è diventato Scalfaro. Non dava il colpo di grazia. Scalfaro sì. Accompagnava alcune persone da lui condannate a morte, sapendole innoccenti. E gli sperava il colpo di grazia, almeno in otto casi, sono i colpi, quasi incerti, è un caso sicuramente certo. Sono i comandanti dei plotoni di esecuzione che fanno i colpi di grazia, lui era un magistrato, che ha passato... Era il magistrato che stava lì presente all'esecuzione. Essendo fedele della Madonna... Ma non è che sparava lui, gli diceva spara a colpo di grazia. Vabbè, un altro discorso. Vabbè. Cioè lui ha fatto fucilare almeno otto persone e una sicuramente. Lui ha condannato a morte quel grande signore che è stato Vizzini, e quando lui tra l'altro gli andò a chiedere scusa, ma scalzone, io l'avrei strozzato in quel sì, momento. Io gli davo un cazzotto in faccia. Vizzini, sai, sai come si fa a ammazzare una persona? Facile. Sì. Un cazzotto fatto bene, sì, certo. Stato, non ti dico dove, non lo dico allora, ma un cazzotto fatto bene in un certo posto e rimane sì, secco, gli dici lascia secco. Perdere eccetera, siamo a questi livelli, e essendo lui un devoto della Madonna non so se voi avete assurda visto assurda in cielo, non assunta, cioè, assurda in cielo. Allora non so se avete visto quel bellissimo monologo siccome lì su YouTube sentono le arie, hanno visto che noi citiamo spesso quel grande artista che è stato Carmelo Bene. Grandissimo artista. E anche grandissimo cultore della cultura in generale. Esattamente. Non solo della... Esattamente. E ci hanno messo il monologo
di quel monologo fondamentale della Nostra Signora dei Turchi, in cui appunto parla di coloro che hanno visto la Madonna e coloro che non l'hanno vista. Beh, obiettivamente è un monologo che per me è molto più significativo del monologo shakespeariano. Dell'orazione a favore di Cesare? No, beh, quello non è superabile. Quello recitato da Marlon Brando! Recitato da Marlon Brando! In un bellissimo un film che era, come si chiamava, tu che sei un bimbo? Mi pare che si chiamasse proprio Giulio Cesare. Giulio Cesare, bravo, bravo. E l'altra cosa che volevo dire, sì, andatevi a vedere Nostra Signora dei Turchi, in cui parla appunto di coloro che hanno visto la Madonna e coloro che non l'hanno vista. Io ad esempio non l'ho mai vista, mi piacerebbe incontrarla. Io avevo un amico però che l'ha vista, sul serio, ma era uno che poverino aveva qualche problema. Subito dopo l'hanno ricoverato. Bravissima persona, però è uno di quelli che fa l'allevatore di galline in campagna, sì, senza luce, senza telefono. E ha visto la Madonna che spargeva i fichi di grano. Vive veramente a contatto con la natura come si viveva 200 anni fa. È una persona stimabile, anche non è cretino. Però ha queste carenze devotistiche che mettono paura, insomma. Ecco. Lui avrà visto uno spettro aggirarsi all'orizzonte, al tramonto. Vabbè, diciamo queste cose perché sono molto importanti e perché fortunatamente, da questo punto di vista è importantissimo, Internet serve veramente a qualcosa, ampliare le vedute di chi lo segue. Io su Internet ho trovato tantissimi libri che non avevo e a volte anche di cui non conoscevo l'esistenza. Esattamente. E che leggendoli... a proposito, ecco, volevo dire una cosa... Che allora uno degli amici che ci segue ormai da lontano da tanto tempo, sì, aveva perché guarda, noi non ci rendiamo conto, ma delle volte diciamo tante delle cose che per noi sono banali e no? Per altri sono illuminanti, però sono veramente illuminanti. Esatto. Allora, qualche tempo fa, non mi ricordo quando, ho detto in un video che avevo avuto da un amico che adesso è morto ormai da almeno 8-10 anni una biografia non autorizzata su Antonio Di Pietro. Sì. Te l'ho detto? Sì, e come no? Adesso ma ne abbiamo parlato assieme. Me l'ha chiesta qualche giorno, sì, fa, gliel'ho mandata. Per cui se qualcuno la volesse, ecco che sto dicendo, se qualcuno la volesse, oramai anche se denunciasse il fatto dell'autore, oramai è morto, se ne guarda bene. Ecco, per chi volesse eventualmente sapere chi è Antonio Di Pietro, se mai ce ne fosse bisogno ancora, lo ha detto l'uomo della pietra. Esatto, infatti detto anche io sono Pietro e su questa pietra te sbatto la testa. Un Pietro uomo, e quindi niente, questo è il discorso. Se qualcuno lo vuole, io se mi fornisce il suo indirizzo di posta elettronica, immantinentemente glielo mando. Avete capito, cari signori? Saprete vita, morte, miracoli di Antonio Di Pietro, che come diceva in quel libro, l'ho presa nel Di Pietro. Vabbè, allora, a conclusione di questa perorazione internazionale, vorrei leggere qualcosa che sembra strano, ma è connesso con la battaglia che noi stiamo facendo. Ed è un articolo scritto da un noto magistrato qualche tempo fa ed è dedicato niente po' di meno che a una pandemia. E immagini quale sia la pandemia. A proposito di questo, di pandemia, vorrei ricordare che alcuni autori storici, eretici, che discordano ampiamente sulla storiografia ufficiale, hanno confermato in più occasioni e in più momenti che una delle cause della implosione dell'impero romano è stata un'epidemia di
vediamo se lo sai poi dopo la malattia, direi derivante che... dall'utilizzo delle condotte di piombo per la conduzione... Che è stata però smentita l'accusa del piombo come responsabile della riduzione delle capacità di sopravvivenza, certo, dei romani, certo, è stata smentita. Vabbè, è stata smentita, ma questi invece continuano a insistere e secondo me c'hanno anche ragione, perché il saturnismo, è quello che ti volevo dire, esatto, è una malattia mortale. Da non confonderlo con il famoso Saturnino Farandola. Non è un'altra cosa. Non è infettiva, nel senso che non è, come si dice, non contagia, insomma non viene la parola, ma è, se uno utilizza l'acqua che scorre sulle tubature di piombo, perché allora erano o di coccio le grandi tubature ed erano elementi... Quando si dice sei de coccio. Sì, esattamente, erano cilindrici, erano cilindri di 80 centimetri anche un metro per 80-50 centimetri di lunghezza, avevano un sistema di imbocco tipo le tegole, per capire, che una parte imbocca e l'altra no, e con questo modo le cosiddette condotte romane, gli acquedotti romani, poi venivano smistati in tantissimi altri sottocondotti per portare l'acqua un po' in tutta la città. Ma non solo la città di Roma, ricordiamoci, certo, c'è una cultura dell'acqua, quella è stata dei romani. Quella degli etruschi a cui hanno acquisito poi i romani. Ecco. Mentre oggi la cultura dei romani è la cultura della sporcizia, no, di cui è regina. Addirittura i romani, Virginia Raggi. I romani dell'epoca, parliamo dell'anno 1, dell'anno 0, dell'anno 500 avanti Cristo o dopo Cristo, fino al 472 o 76 dopo Cristo, lì c'era addirittura gli spazzini comunali. Certo, a Roma c'erano gli spazzini comunali. Vogliono dire a Virginia Razzi che non sa nemmeno cosa significa pulirsi da qualche parte del corpo, a lei, perché se avesse avuto un'educazione dove l'hanno educata, e noi sappiamo bene dove, lo sappiamo, queste cose non le avrebbe accettate. Cioè, fino a questo punto non ci sarebbe arrivata. Invece la sporcizia regna sovrana al di fuori e all'interno dello spirito umano di chi gestisce questa realtà sociale. Allora, per concludere, vi dicevo, c'è un bel articolo che ho trovato in questo libro. Libruccolo. Scritto da un noto giornalista. No, citalo, perché sennò non lo vedo. Sì, è magistrato. Citalo. Il libro. Il libro si chiama Bocconi avvelenati e altro, l'autore si chiama Salvatore Macca e parla di un'epidemia che lo voglio far vedere, perché in questo articolo dimostra una sensibilità che oggi quelli che governano... Quindi gli imperi o le culture, le civiltà crollano quando non c'è un solo fattore che determina il crollo, sì, ma un insieme, diciamo, a morsa di tenaglia che aggrediscono il sistema sociale, il sistema economico, il sistema morale e così via. Quindi quando crolla un sistema ci sono tante manifestazioni che si rilevano, esattamente come adesso. Perché c'è la perdita dei valori, la perdita della morale, la perdita dell'educazione, la perdita della giustizia. Oggi non c'è più dirittura morale e quindi non c'è più senso partecipativo, non c'è più senso solidale e così via. Quindi esatto, è una lotta che ci vede competitori e combattenti gli uno contro gli altri. Ecco il perché. Tu hai detto una cosa molto importante a cui bisogna sempre aggiungere, che nel momento in cui ci sono degli studiosi che studiano appunto le decadenze, automaticamente viene fuori sempre le ragioni fisiche o morali della decadenza. A maggior ragione questa giustificazione della decadenza fisiologica per la decadenza dell'impero romano. È possibile che questo grande impero così ricco e con un esercito così forte, con dei militari così determinati, eccetera, sia crollato? Ebbene sì, tutti gli imperi stanno crollando prima o poi. Crollerà anche l'attuale impero cinese
E adesso voglio leggere questo articolo perché, come dicevo, a me mi ha colpito, l'ho riletto di recente, mi ha colpito una particolare sensibilità relativa ai comportamenti umani e penso che piacerà a molti. Per quanto riguarda i bovini, il fenomeno patologico della cosiddetta mucca pazza, così poco studiato nonostante che ormai si verifichi in tutta Europa da oltre 10 anni, qui è passato tutto sotto silenzio questo problema, ha accresciuto la gravità della cosa e il numero degli animali sacrificati anche senza alcuna esigenza alimentare è cresciuto perché, con un empirismo che mi sembra medievale, si ritiene che l'unico modo di evitare che la malattia si estenda agli animali della stalla sia quello di sacrificarli tutti indistintamente e di distruggerne i corpi con danni incalcolabili per gli allevatori e per l'economia. Ma questo è l'atteggiamento che ha il governo di oggi presso gli umani. È la stessa cosa. Distruggeteli tutti per salvaguardare il nostro gruppo sociale. Ma il mio rammarico, in un momento in cui tutti piangono calde lacrime per gli interessi degli allevatori, per i quali tuttavia nutro doverosa comprensione, è per quello che ai miei occhi appare come uno scellerato, inutile, immotivato massacro. Ne hai sentito più parlare? No. E chiedo dunque perché mai una simile patologia, gravissima per le conseguenze economiche, non se ne parla più. Ma c'è o non c'è? È endemica o non endemica? Uccide gli animali o non uccide? E se uccide gli animali, la carne che noi mangiamo ci trasmette quella malattia? Nessuno lo dice, nessuno lo sa, perché ci sono 4 delinquenti che parlano a televisione, che sono invocati tutti i giorni, non sanno nemmeno quello che dicono. Tant'è vero, se uno avesse la capacità di interloquire e di interromperli, loro il filo non riescono più nemmeno a riprenderlo. Tanto ha imparato a memoria quello che cazzo dicono. E chiedo dunque perché mai una simile patologia, gravissima per le conseguenze economiche che da essa derivano, non abbia ancora sollecitato un maggior impegno dei ricercatori per porvi rimedio. Qui riusciamo a capire che a questa gente oggi interessa solo vendere vaccini. Non interessa per niente l'interesse della collettività, ma vendere vaccini. La salute della collettività. La collettività. Nella sua interezza, certo. E tiene conto anche della salute. Ben maggiore è stato quello spiegato per combattere l'AIDS, la terribile malattia che colpisce l'uomo, in particolare i soggetti che fanno uso di droghe o praticano l'omosessualità e che dunque, salvi i casi di contagio incolpevole, devono attribuire a se stessi la causa dei loro mali. Anche dell'AIDS non si parla più, eppure è endemico. Gli studi per combattere tale patologia sono relativamente recenti, ma fatte le debite proporzioni, sono più progrediti di quelli relativi alla prevenzione e alla cura dell'encefalopatia spongiforme bovina, che ha preso anche gli umani. Io ricordo un video terrificante in cui si vedeva una bambina inglese che era stata colta da questa terribile patologia. È vero che si devono dedicare più attenzione, impegno, cure e comprensione per le malattie che colpiscono l'uomo rispetto a quelle che colpiscono gli animali, questi grandi incompresi della terra. Ma a parte il rilievo che il morbo della mucca pazza può colpire anche l'uomo, nella forma della variante studiata a Creutzfeldt-Jakob, è certo che sia pure indirettamente lo colpisce e lo riduce in rovina in seguito alla distruzione delle stalle imposta per legge, qualora in esse si scopra anche un solo caso del morbo. Attenzione, perché questa è una logica devastante. Hanno scoperto un bambino che scorregge in un certo modo con un fattore, chiusa tutta la classe. Tutti i bambini chiusi a casa assieme ai genitori. E non esito a condannare senza mezzi termini tale barbaro e empirico rimedio,
privo di qualsiasi base scientifica e di concreta utilità. Vedi come gli stessi concetti, le stesse critiche si tramandano. 15 anni fa, esatto. Parliamo di 15 anni fa. Parlo da profano, ma avvalendomi del buonsenso, rilevo che ove in una stalla si manifestasse un caso, gli animali non dovrebbero essere abbattuti nella totalità, come ora avviene, ma solo segnati nel modo più opportuno, adottando per ciascuno di essi, quando avviati al loro orribile e normale destino della macellazione per uso alimentare, più attenzioni e cautele del solito per accertare che le carni siano immuni. Questo è un comportamento logico. È vero che in tal modo le stalle avrebbero un periodo di crisi, anche se limitato, in quanto in esse non si dovrebbero introdurre soggetti nuovi, ma si potrebbe rimediare usando diversi recinti o stalle, o no, per creare i nuclei di nuove mandre, presumibilmente, non sicuramente immuni, in quanto in tale materia si naviga a vista, come oggi, per quanto riguarda questa stranissima pandemia, senza bussola né certezze. Invece no, distruzione totale, poco badando alla brutalità del sistema della soppressione, sia sotto l'aspetto della dissipazione economica, sia sotto quello delle regole umanitarie. E chiedo a quelli che dovrebbero saperne di più, ma poco ci illuminano, per qual motivo si teme tanto il contagio se la malattia non dovrebbe essere contagiosa? Se la malattia non dovrebbe essere contagiosa. Beh, in questo caso oggi dicono che è contagiosa, lo dicono, ma nei fatti non è, perché ci sono, non so, circa lo 0,004 di contagio, no, 0,00004. Ma se c'è una sicurezza è che i vaccinati sono contagiosi. Certo. Non gli altri, è anche logico. Ma se il vaccino è quello che dicono, io non ci credo comunque, è quello che dicono. Cazzo li metti dentro, se li metti dentro qualcosa che serve in un certo modo a modificare le funzioni corporali, ma perché non dovrebbe esso stesso attaccare il morbo, infatti, a chi gli sta vicino? Infatti. E chiedo a quelli che dovrebbero saperne di più, ma poco ci illuminano, per qual motivo si teme tanto il contagio se la malattia non dovrebbe essere contagiosa, dato che non è causata da un virus, ma da un elemento dal nome prione. Non priore, i priori si sanno. Con la N. Che, generato da alimentazione impropria, come poi è stato dimostrato, e non dal contatto fisico tra i soggetti, determina danni nel meccanismo delle cellule con le quali entra in contatto. Ma se allora non è provocato, come ho detto, da contagio, ma da alimentazione, che cazzo fai che uccidi tutti gli animali? Il comportamento umano è criminale. Il comportamento del chi gestisce, come il fatto di chiudere tutti in casa in Svezia, non hanno chiuso mai nessuno e stanno meglio di no, stesso modo, esattamente come noi, esattamente. Quindi si distruggono le stalle insomma soltanto in base a una presunzione irrazionale, non scientifica e pertanto inammissibile. Quello che noi stiamo dicendo oggi è la stessa cosa, questa è di 15 anni fa, il prezzo era ancora in lire. E poiché si è detto che la responsabilità del morbo più 20 anni fa allora e poiché si è detto che la responsabilità del morbo sarebbe dell'uso di mangimi costituiti da farine di carne, non si comprende come il morbo fosse conosciuto e si fosse manifestato sin dal 1700, quando cioè l'uso di tali farine era sconosciuto, se non altro perché nessuno le sapeva produrre. Va bene? È più chiaro di così, devo essere. E questa è la realtà che noi stiamo vivendo da oltre 30 anni. Chiudo. Certo. Sempre, solo. Sempre.